Con questo, grazie. Buongiorno. Sì, la resilienza, dicevo prima, è importante anche per noi architetti come persone. Volevo dire solo due cose, perché è una mattinata straordinaria, io non pensavo di essere emozionato così tanto, specialmente per le parole, perché il progetto è importante, ma è importante la storia, sono importanti le persone. Volevo dire solo una cosa che qualche architetto ha scritto, che la città è quello spazio dove un bambino camminando può rendersi conto cosa farà da grande, quindi la dice lunga, anche se è un americano, americano naturalmente, oggigiorno è meglio essere abbastanza equilibrati. L'altra cosa è che scrissi un po' di tempo fa un elemento che descrive la nostra città. La città secondo me è una biblioteca, cioè sono scaffali dove ci sono un sacco di libri, no? Ci sono libri importanti, però la qualità si può vedere se uno legge, nel senso che questi libri vanno aperti. Noi abbiamo delle architetture che hanno un interno meraviglioso, cioè la nostra città è fatta di architetture semplici nell'esterno, perché è la qualità del tessuto che identifica poi il nostro processo costruttivo dell'impianto urbano, ma entrando nel portone noi sveliamo straordinarietà legate alla manodopera, legate al fatto stesso di poter costruire, di essere capaci di essere degli artigiani. Io penso che l'Italia, se non riporta di nuovo in alto il fatto dell'artigianato, noi andremo a morire, perché non c'è solo l'industria, in Italia c'è l'agricoltura, c'è l'artigianato. L'artigianato, non dico niente sulla scuola, perché è già stato detto cose straordinarie, poter collegare il fatto che noi, se riusciamo a trasferire conoscenze, naturalmente questo diventa un elemento importante. Volevo dire solo piccole cose, perché tanto hanno detto tutti gli altri e non c'è niente da dire se non quello di essere partecipi assolutamente a questa linea guida. Non c'è più tunnel, secondo me, anzi non c'è mai stato, perché le idee sono cultura, la cultura è l'unico elemento che porterà veramente fuori dal essere non persone, ma tornare a essere persone. Allora, faccio velocemente, perché questo progetto è un progetto dell'equilibrio, un progetto che ha portato a delle difficoltà, è un progetto vincolato, è un edificio vincolato, quindi le norme in Italia ti consentono di non elevare l'edificio alle esigenze che invece per me da sempre gli architetti hanno conosciuto e hanno tentato di mettere a punto. Per quello che parlo di restauro scientifico energetico, perché prima di tutto, secondo me, a livello di restauro scientifico, bisogna riconoscere non soltanto lo spazio e la modalità costruttiva e il materiale con cui è stato composto, e naturalmente la morfologia, l'elemento di orientamento, perché da sempre si è stato costruito in questa maniera, ma anche come l'architetto, come il progettista di allora, aveva risolto i problemi energetici, perché freddo e caldo hanno sempre avuto dei secoli. Noi abbiamo fatto una ricerca in facoltà sul Settecento e abbiamo ricavato che gli edifici del Settecento sono i migliori edifici tecnologicamente che hanno risolto tecnologicamente proprio questo tipo di problema italiano. Il fatto del raffrescamento estivo e il fatto del problema del riscaldamento invernale. Chiaramente il raffrescamento estivo funziona benissimo. Se non tocchi un edificio antico, l'edificio antico è meravigliosamente a basso consumo per quanto riguarda l'estate, perché la massa, che conosciamo benissimo, risolve assolutamente il comfort interno senza bisogno di null'altro. La sfida che noi abbiamo tentato di fare in questo edificio è quella di trovare la modalità per un restauro scientifico di mantenere quelle che sono le caratteristiche dell'energia che è stata costruita nella progettazione di questo edificio nel 1700, in questo caso vicino naturalmente a un livello del 1000, perché la muratura, la tessitura, tutto il materiale, la qualità, dove erano ricavati i materiali, che diciamo la verità, l'architettura si supportava con materiali che derivavano dall'agricoltura, quindi veramente il chilometro zero, si identificava il fatto che i materiali e le tecnologie si sviluppavano in funzione di quello che si trovava in loco. Non c'era bisogno dell'LCA a cicchiolina, io dico, perché tutte queste normative ci consentono, diciamo così, di tornare a essere architetti, ma in realtà ci limitano nel fatto del progetto. Io sono un po' contrario alle normative, l'ho detto tante volte, perché io penso che bisogna ritornare alla trattatistica, cioè c'è la buona costruzione aciclica, utilizziamo questa modalità. Vado avanti intanto perché sono... Ecco, faccio vedere un'altra posizione è questa,
è un edificio fortunato, un edificio che è in mezzo a un parco, perché era null'altro che un edificio ecclesiastico, quindi l'intorno era l'orto concluso, dove naturalmente si ricavavano non solo le energie, ma anche di che cosa? Molti pizzi. Scorro velocemente, perché da prima a dopo, questo è lo spazio della cantina, ed è uno spazio interessante, uno spazio pieno di aria fresca, pieno di energia per l'estate, no? Ma anche di energia per l'inverno, perché voi sapete che gli scantinati con grossi volumi hanno potenzialità di aria e di temperatura interessante. Anche l'umidità, attenzione a tutti quegli elementi che generano veramente l'equilibrio del comfort. Abbiamo addossato, come vedete, un altro spazio, uno spazio che ha le facoltà di acquisire ulteriori energie. Devo dire che il progetto è stato un po' complesso, nel senso che noi abbiamo spedito 3 progetti all'amministrazione comunale e 3 progetti gli stessi naturalmente all'amministrazione della sovrintendenza. Perché per velocizzare il sistema, vedete un po' voi quello che vi sembra il più equilibrato, il più giusto, qual è l'approccio progettuale più giusto in questo contesto, un contesto complesso. Siamo vicino a questo parco, abbiamo un edificio ricostruito nel senso del tempo vicino, che dal 1000 al 1700 ha cambiato completamente, c'è una zona medievale che affianca il tutto, c'è un tessuto straordinario faentino di queste realtà, di piccoli edifici con facciatine, con interni straordinari, c'è vicino il bel museo che io penso sia in Italia, che è il museo del neoclassico, e avevamo una serie di contesti da equilibrare. Io penso che l'edificio che doveva nascondersi, perché è un edificio d'angolo, vedete che ha questo piccolo elemento negativo, che è questo piccolo spazio, era stato nel secolo ultimo demolito e ricostruito nelle parti fondamentali, per esempio dei solai, perché il solai è stato incendiato, perché era all'inizio era una palestra, poi è diventato una falegnameria, quindi ha avuto delle vicissitudini abbastanza importanti, fino a diventare un granaio, e avendo esagerato nel stipare questo prodotto, naturalmente aveva fatto demolire anche alcuni solai a piano terra. Succede che a livello urbanistico la Regione Comunale identifica il fatto che l'edificio che è attorno, che ha incluso tutta la corte, era un piccolo pannone industriale di manifattura, è naturalmente abusivo, quindi nella scheda c'era la demolizione di tutto questo spazio, di questo volume, e la rinfrancatura di questo elemento di collegamento con lo spazio dell'altra proprietà e di questa proprietà. La scheda appunto diceva che era possibile costruire un volume su questo spazio, e noi abbiamo preso questa possibilità costruendo una stampella. La stampella per noi è un elemento architettonico che si aggiunge volumetricamente in maniera autonoma a uno spazio storico, uno spazio esistente, che ne aggiunge alcune potenzialità energetiche. Cioè noi abbiamo aggiunto un edificio che è una porzione nuova, appoggiata all'edificio antico, che contiene cosa? L'impianto fotovoltaico, quindi energetico primario, un sistema di raffrescamento ad acqua utilizzando le coperture, quindi c'è un recupero d'acqua piovana che poi viene gestita con un sistema di cascata che umidifica e diminuisce la temperatura dell'aria nella parte dello scantinato, per farci vedere il sistema come funziona. E nel suo tempo abbiamo cercato di collegare il moderno con l'antico, tentando di essere veramente sostenibili, cioè trovare quell'equilibrio che identifica il fatto che questo edificio non si vede, perché abbiamo preso dall'edificio vicino il fatto che l'edra ne nasconde la parte meno importante, meno nobile, quindi noi qui abbiamo progettato una parete verticale che diventerà verde, che è un altro che una parete facciata ventilata, perché era pensata sud, a est, e diventa ovest, diventa un elemento importante, negativo in estate, sapete benissimo che il sole in ovest determina il fatto che l'energia solare fa acquisire gli grossi potenzialità negative per quanto riguarda il comfort interno a livello estivo, e quindi abbiamo messo assieme sottotetto
e nuova progettazione. Questa parte che vedete sulla destra nuova è l'elemento serra, è una casa sull'albero che aumenta la potenzialità della temperatura dell'aria per poterla poi gestire in funzione interna. Questo è la, il rilievo, diciamo così, e il plastico del sistema della serra ventilante e di accumulo. E questa è la strategia bioproblematica che mi interessava dirvi, se ce la faccio, quanto tempo ciò mi dici? Corriamo, stiamo facendo per... Ecco, abbiamo la... l'inverno, vedete, noi abbiamo il solare che va ad acquisire, diciamo così, temperatura nella serra che viene poi gestita nell'interno, c'è un recuperatore di calore che prende l'aria calda sotto nella, nella cantina, viene gestita da una pompa e da un recuperatore e quindi c'è una gestione delle temperature in maniera distribuita e funzionale. Nella parte invece della strategia estiva noi abbiamo l'elemento rovesciato, cioè dalla riserva d'acqua piovana che vedete sulla, nella corte, noi verifichiamo che cosa? Un muro controterra in lievemente inclinato dove un'armatura d'acqua fa umidificare e evaporare quest'acqua, l'acqua naturalmente evaporando diminuisce la temperatura superficiale che viene raccolta nello spazio scantinato che viene poi recuperata nell'interno e lo gestiamo nei due spazi superiori. Per cui diminuiamo le temperature utilizzando la massa e utilizzando quello che è l'energia locale, cioè acqua piovana, temperatura del giardino esterno, identificazione di materiali che hanno una risultanza importante. Questa è la gestione, ovviamente fa una fine di lavoro, con questo cappotto bianco riflettente. Le serre all'ovest sono chiudibili e apribili in funzione naturalmente del recupero della temperatura e questo è il sistema di coibentazione che abbiamo trovato unico e possibile in un edificio storico. Abbiamo un cappotto di 20 cm, sono 20 strati di canna palustre. La canna palustre è utilizzata normalmente nelle costruzioni del 600, nelle nostre tecnologie, ma conosciamo benissimo, siamo romagnoli e emiliani, e quindi abbiamo fatto questa stratificazione che poi è stata gestita con all'interno terra cruda e all'esterno calce idraulica naturale. Le coibentazioni sono fatte con un fibro di legno e montaggi a secco dove naturalmente abbiamo dovuto ricostruire la copertura perché è bruciata nel 1940, è un sistema naturalmente di agganci senza nessun tipo di elementi chiodati perché è anche un edificio bio, è un edificio microclimatico a consumo zero. Questa è la situazione della coperture, la situazione dell'impermeabilizzazione, la tenuta dell'aria e della ricostruzione della copertura con i mattoni originari chiari, perché la nostra terra è una terra chiara, rosa, è molto importante diminuire le temperature superficiali con l'utilizzo dei colori, perché noi non utilizziamo colori scuri, perché naturalmente se facciamo un calcolo col termometro infrarosso, la copertura può variare di 4-5 gradi in funzione del tipo di copertura. Quindi questo copo chiaro ci diminuisce quello che è il stradosso di circa 4 gradi. Abbiamo fatto le prove, noi siamo un po' maniacali e abbiamo fatto anche naturalmente di questo edificio un prototipo di recupero dimostrativo, perché vengono le scuole, vengono architetti, insomma abbiamo avuto visite interessanti da moltissime cose per capire come funziona un edificio storico senza identità per quanto riguarda la normativa di obbligo al consumo energetico. Per me è importantissimo fare in maniera che tutti possano godere del risparmio energetico e quindi del comfort interno, e quindi penso che la normativa prima o poi andrà anche su questo significativo percorso. E qui facciamo naturalmente, tentiamo di identificare questa provocazione che all'interno della città c'è uno spazio. Noi abbiamo fatto questa festa di strada, abbiamo invitato praticamente la città, abbiamo fatto una festa popolare, c'erano 850 persone qui dentro che cercavano di capire il perché, insomma, è possibile utilizzare questo sistema. Vado avanti molto velocemente, finisco, questa è la casa sull'albero con il fotovoltaico che abbiamo tentato di integrare sulla copertura in questa situazione. La stampella, ecco, questo è l'edificio nuovo con la griglia che verrà poi coperta da gelsomini e altri elementi locali di arrampicanti. Questa è la parte, diciamo così, del fronte sul sud. Ecco, sulla sinistra voi potete vedere che c'è anche la tetodepurazione, è un edificio completamente autonomo. C'è la tetodepurazione all'interno del centro storico, forse è uno dei primi edifici che ha questa possibilità, quindi noi non gettiamo niente, noi
prendiamo tutto quello che c'è e cerchiamo di rigenerarlo a livello energetico per quanto riguarda appunto il sostegno all'edificio. Questa è la parte ovest con le serre chiuse che vengono naturalmente oscurate, adesso la pianta non ha ancora avuto modo di crescere, anche se devo dire la verità, come architetto piacerebbe lasciarlo così perché ha un'immagine naturalmente interessante. Molti dicono, come avete costruito una casa inglese, anche perché non fai crescere, sta partendo anche perché eccetera. Abbiamo recuperato naturalmente lo scantinato su tutte le situazioni di caso, con ventilazioni e coibentazioni, questo è il sistema della coibentazione con la canna palustre che è agganciata. C'è una parte di ricostruzione del muro che era praticamente completamente da rifare, c'è la problematica del sismico, quindi abbiamo un problema molto forte, quindi è anche sismicamente rimesso a posto. Questo è, come vedete, l'utilizzo della terra cruda nell'intero, che è importantissimo per quanto riguarda il problema estivo, il sistema dell'impiantistica con la verifica di cosa sta succedendo e per capire, siccome noi siamo, come posso dire, non solo dimostrativo, ma anche stiamo monitorando cosa sta succedendo, cioè se questi interventi hanno un buon significato, perché è inutile andare avanti sugli errori dell'architettura se non vengono verificati. Se io verifico se funzionano o non funzionano il trapotto interno piuttosto che il trapotto esterno, io posso dire che i trapotti esterni fatti con la massa interni funzionano benissimo in estate, nonostante tutti ci dicono che non è vero. In questo edificio dove non potevo fare il trapotto esterno perché non avevo la possibilità, perché era un fronte urbano, ho messo il trapotto interno all'aria, lo posso smontare, ancora tutto è reversibile, è un elemento importante secondo me per quanto riguarda la modalità del restauro scientifico. E questo è questa parete controterra che diventa questo grande lucernario per la corte sottoterra, un edificio abitabile, e in questo punto naturalmente, adesso sono un po' a random, questo era come era prima col capannone, l'edificio prima dei lavori, questo è fine lavori e questo è quando l'acqua scende e diminuisce la temperatura superficiale, sono circa 12 metri quadrati che naturalmente influenzano quello che è l'acquisizione di aria fresca per l'estate. Questo è l'interno, è il mio studio, anzi il nostro studio perché siamo qui in tre, vedete l'elemento in ligneo, tutto smontabile, è tutto a secco, l'aria controllata, la serra a cura insolare, gli elementi del bow window, la parte della serra che è apribile e il rapporto fra, diciamo così, la facciata nuova che è esistente, e quindi abbiamo preso questo esempio dall'edificio a fianco che sarà, che non esiste, una facciata verde, quindi diventerà verde, e invece sotto il recupero maniacale della tessitura muraria. E lasciamo naturalmente in vista tutte le aperture, cioè l'organizzazione spaziale, tutto l'elemento che naturalmente ha identificato lo spazio dell'edificio. Questa è la parte piano terra dove avvengono le lezioni, dove c'è mostre, adesso abbiamo fatto anche mostre d'arte, mostre di ceramica, perché secondo me è importantissimo perché l'architettura deve essere vissuta e deve essere possibile per tutti capire che la modalità del restauro scientifico energetico non è una sfida, ma il consumo zero è veramente un futuro. Grazie. Grazie Paolo. Vedete la complessità, il